Hey Cooge, ben ritrovati dal vostro Andrelink 91 su Yokai Watch Puni Puni. Torna Yokai Watch Puni Puni dopo l'assenza dell'ultimo evento perché non mi interessava per niente farlo. Ho visto quello che era, ho detto lasciamo perdere che non è il caso. Però questa volta abbiamo Shadowside ed io sono un grande estimatore di Shadowside, anche se Yokai Watch ha subito un reboot della serie. Il primo Yokai Watch ha un remake che è partito dal 5 aprile. Però concentriamoci su Shadowside. Vediamo un po' cosa c'è da fare. Innanzitutto cominciamo appunto con le quest di questo evento, che secondo me sono anche più importanti delle missioni se state cercando le Niambo Coin. Ovviamente dalla Niambo Coin può uscire di tutto. Io ci ho trovato Taiyoshin Emma Aerios, quindi potrebbe uscire davvero tanta bella roba. La prima cosa che ci chiede comunque sia è di completare lo stage 5, Umataro. Cioè Umataro, sconfiggetelo e posto, fatto. Certe volte le quest sono così assurde. La numero 2 invece dobbiamo sconfiggere il boss del livello 13. Poi dobbiamo farci amico Pakkun, che è uno yokai dello stage. Non lo so, forse è il primo stage, lo andremo a vedere a breve. Ah, qua c'è da fare lo stage 28. Non credo che ci sia da completare l'evento Dream Match. Se lo fate senza completare il Dream Match e ve lo dà comunque valido, non serve fare il Dream Match. A volte non è spiegato. Non è spiegato, quindi dovrebbe essere senza fare il Dream Match. Basta sconfiggerlo. Così come l'ultimo stage, lo stage 45. E giocate almeno una volta l'attacco al punteggio. Poi andiamo a vedere le missioni e poi facciamo un attimo il primo livello per vedere se è lo Yokai Pakkun da reclutare. Oh, qua già cominciano ad essere un pochino più interessanti le missioni. Dunque, completa lo stage 1 scoppiando meno di 100 puni. Bene, un po' strana, ma ehi, tira 50 punti Yokai, vieni qua. Completa lo stage 4 con Whisper 2040. Completa lo stage 7 con in squadra solo Yokai di rango C. Quindi tutti di rango C devono essere. Completa lo stage 10 con 15 combo. Sapete quando fate un puni di dimensione 2? Ecco, ne fate scoppiare almeno 15 di dimensione 2 o più, anche più grande e fate una combo. 15 combo corrispondono a una moneta ad una stella. Completa lo stage 13 in 85 secondi. Colleziona 35 stelle nella prima mappa. Vabbè, questo è facile, dai. Porta l'Energimax di Pakkun a livello 2. Ecco, quindi nel caso ne reclutate 2, ne reclutate, quindi a posto. Completa almeno 2 delle 7 missioni del primo stage e ricevete un segreti dell'anima mini. Completa almeno 4 delle 7 missioni e ricevete 100 punti yokai. Completa tutte le missioni e ricevi 2 esfere sacre. Questa è tanta roba, eh. Oh, poi stage 14, fai un singolo danno di 3000 punti. Beh, buono. Stage 17 della seconda mappa, vai in Fever Time 2 volte. Stage numero 21, combatti con solo Yokai rango B in squadra senza usare continua e vinci senza usare continua. Beh, questo è chiaro. Numero 25. Micci, praticamente Micci sarebbe Trisalamandra, ve lo faccio anche vedere a breve quale Trisalamandra, ovviamente Trisalamandra di Shadowside, la sua forma light, e dovete usare il suo Energimax vincendo col suo Energimax. Stage numero 28, usa almeno 3 Energimax. Completa lo stage segreto numero 2 con almeno il 60% di punti vita massimi. Ovviamente se usi continua non vale. Completa la seconda mappa con almeno 42 stelle. Completa 2 missioni della seconda mappa per ricevere un'esfera mega. Completa 4 missioni per ricevere, ah, il cinturino dell'Elder Watch. Quindi è tornato l'Elder Watch, giustamente c'è la Natsume. E completa tutte le missioni della mappa 2 per ricevere un segreti dell'anima. E andiamo con la terza mappa. Stage 29, completalo in 65 secondi. E cavoli. Proprio tempi stretti, eh? Però che ti dà? Un'esfera mega? Beh, insomma. Completa lo stage 33, creando 9 sfere bonus.
completa lo stage numero 37 con la sola tribù di Audaci, quindi solo Audaci in squadra, e fai un singolo danno di 5.000 punti. Ok, no, qui ho commesso un errore io. In realtà devi fare un singolo danno di 5.000 punti con un Audace. Non importa che yokai usi, basta che quello che fa il danno di 5.000 punti sia Audace. Completa lo stage 41 usando solo yokai di rango A e senza usare continua. Completa lo stage 45 con almeno 3 Energimax e senza usare continua. Completa lo stage segreto numero 3 con almeno 2 tribù diverse di yokai in squadra, quindi puoi usare massimo 2 tribù diverse. Colleziona 47 stelle nella terza mappa. Poi completa 2 missioni della terza mappa, completa almeno 4 missioni della terza mappa e completa tutte le missioni della terza mappa e ricevi un segreti dell'anima G. E questo è importante davvero, questo è davvero importante. Ok, adesso facciamo il primo livello. Ok, questo non è Pakkun. Dobbiamo trovarlo. Ah, ma si fanno così i punti in questo livello. Un po' vecchiotto il metodo, però funziona. Questi ragazzi sono livelli che potete farmare un certo numero di punti. Praticamente le sfere che cadono, quelle contenenti i punti, mi sembra che siano 5 massimo per ogni livello. Quindi una volta che ne avete scoppiate 5, potete anche completare il livello. Ovviamente il numero che vi danno le sfere, queste qui ovviamente danno un numero casuale di punti, non è che potete deciderlo voi. Ovviamente però una sfera più grande sarà più difficile da rompere e che ovviamente avrà anche più punti, questo è ovvio. Vai col Fire Tornado. Ovviamente se usate un Energimax che attacca l'area, tipo appunto il Fire Tornado di Goenji Shuya di Axel Blaze, lo puntate sulla cassa e ve la rompe praticamente in un nanosecondo. Quindi è anche più semplice in questa maniera. Però ci sono anche yokai che tu puoi selezionare dove va l'attacco, appunto un tracer per l'appunto si chiama, e lo punti sulla cassa, quindi puoi anche prenderla in quella maniera. Abbiamo Baku, mi chiedo dove sia Pakkun. Ecco Umataro, ovvero Taro cavallo. Cavallo Taro. Taro è un nome, Uma è cavallo. Ecco qua, vedete? Una volta che completate appunto lo stage, ve lo segna la quest come è fatta. Però mo vorrei vedere dove si trova sto Pakkun. Non è che mi devo giocare tutto quanto il primo stage, no? Sono arrivato al secondo stage di Pakkun, ancora nessuna traccia. Vabbè, magari poi comunque sia, vedrò se continuare a giocare, forse lo trovo per conto mio. Ad ogni modo, Kuj, per questo video è tutto. Le missioni, che sono quelle più importanti, ve l'ho dette, quelle delle quest pure. Come sempre vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!